Grazie ambasciatore Angeloni, sono lieto di darvi il benvenuto a questa sessione straordinaria della cabina di regia per l'internazionalizzazione. Il tema è quello dell'attrazione degli investimenti esteri. Saluto e ringrazio il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che presiederà assieme a me la cabina, e gli altri ministri presenti e collegati, la ministra della giustizia Cartabia, il ministro dell'economia e finanze Franco, il ministro per le politiche agricole Patuanelli, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, il ministro del turismo Garavaglia, il ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale Colao, la ministra per gli affari regionali e le autonomie Gelmini, la ministra per il sud e la coesione territoriale Carfagna. Saluto i sottosegretari e i rappresentanti dei ministeri, degli enti pubblici e del mondo economico e finanziario riuniti oggi. Un ringraziamento particolare anche per il nuovo presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, a cui vanno le mie congratulazioni per il nuovo incarico e l'augurio di buon lavoro. La numerosa e qualificata partecipazione istituzionale a questo evento ci incoraggia e ci ricorda quanto sia importante un'azione compatta e sinergica dell'esecutivo. Il coordinamento fra tutte le amministrazioni su temi decisivi per il futuro dell'Italia è indispensabile per affrontarli con le migliori prospettive di successo. Mi riferisco non solo all'attrazione degli investimenti esteri, di cui oggi parleremo, ma anche all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla digitalizzazione delle imprese, alla competitività del nostro Paese e alla crescita del Sud. Devo poi in particolare ringraziamento agli enti e alle associazioni di categoria che hanno aderito al patto per l'export e a quanti si sono aggiunti in seguito, come le rappresentanze del settore immobiliare. Oggi abbiamo 46 firmatari, contiamo molto sul loro contributo propositivo per il buon esito della discussione. Un ultimo ringraziamento a tutte le direzioni generali degli uffici del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dello Sviluppo Economico, senza il cui impegno e professionalità questa cabina di regia congiunta non si sarebbe potuta organizzare. Credo che la cabina di regia rappresenti al meglio lo spirito vincente del sistema Italia sui mercati esteri, un paese unito e coeso che condivide strategie e obiettivi, stabilisce con chiarezza e lungimiranza le priorità geografiche e settoriali, dispone di strumenti mirati e innovativi. Questo modo di operare, già di per sé vantaggioso, si rivela ancor più valido nell'attuale fase storica, segnata dalla crisi pandemica. L'ampiezza e la complessità della sfida esigono risposte straordinarie, un salto di qualità progettuale di medio-lungo termine, cui siamo chiamati tutti noi che sediamo a questo tavolo per dare agli investitori, che per definizione hanno un orizzonte temporale di tale ampiezza, la garanzia di una strategia stabile e coerente nel tempo. Si tratta di un tema chiave perché l'Italia già in passato ha finito per essere penalizzata anche quando si era dotata di normative tra le migliori al mondo, ad esempio sul patent box, ricerca e sviluppo e regime opzionale per i nuovi residenti. Ciò che mancava era anzitutto la fiducia nella stabilità e nella continuità dei regimi normativi, così come certezze sull'approccio che la pubblica amministrazione avrebbe seguito nell'attuarli, senza considerare il rischio di contenziosi penali e i tempi della giustizia. Digitalizzazione e innovazione tecnologica ne saranno sempre più i fattori chiave, lo saranno nella vita quotidiana dei cittadini, lo saranno per le nostre imprese che operano in un contesto internazionale di crescente competizione. È nostro compito modernizzare rapidamente il Paese, investendo sull'innovazione dei processi produttivi, migliorando le infrastrutture e semplificando la burocrazia. Sono interventi necessari per potenziare l'internazionalizzazione e la capacità di esportare delle aziende italiane e al tempo stesso incoraggerebbero maggiori investimenti esteri di qualità sul nostro territorio. Entrambe queste componenti contribuiscono allo sviluppo del sistema imprenditoriale. Attrarre investimenti diretti esteri ci consente di alimentare la crescita economica e occupazionale del Paese. Ne possiamo trarre beneficio nei termini di un incremento della produttività e del valore aggiunto. Consentono di aggiornare competenze manageriali e tecnologiche indispensabili per fronteggiare la concorrenza internazionale e contribuiscono al generale rafforzamento della presenza oltre confine delle nostre aziende, favorendo anche forme virtuose di partenariato con società straniere a fronte di piani di sviluppo industriali chiari, trasparenti e verificabili. Tra i punti di forza del nostro Paese vi sono certamente la nostra collocazione geografica al centro del Mediterraneo, i nostri rapporti politico-culturali con i paesi africani. L'Italia può candidarsi ad essere un hub per gli investimenti nel Mediterraneo. Le imprese italiane operano in tutto il mondo in molteplici settori. Vantiamo numerosi primati e tante storie di successo, anche in settori di altissima tecnologia come le biotecnologie, la farmaceutica o l'aerospazio.
Ne fanno parte diverse centinaia di aziende di ogni dimensione con un forte tasso di innovazione. Ciascuna di esse è potenzialmente in grado di attirare consistenti flussi di capitale dall'estero. È un dato di fatto che la pandemia abbia causato un decremento senza precedenti nella circolazione degli investimenti internazionali. Secondo le ultime stime di gennaio 2021 dell'Investment Trade Monitor, della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, gli investimenti diretti esteri nel 2020 sono crollati del 42%. Tuttavia, nonostante questo brusco rallentamento globale e alcuni limiti strutturali, se consideriamo un arco di tempo ventennale, l'Italia ha sensibilmente accresciuto il suo stock di investimenti diretti esteri. Anche in questi ultimi mesi abbiamo avuto molte testimonianze di fiducia delle società straniere nella solidità e affidabilità del sistema Italia. Penso ad esempio agli investimenti realizzati da grandi aziende americane nel settore IT e digitale. Tutto questo è anche un riconoscimento per le competenze del nostro capitale umano e la competitività della nostra industria. Sappiamo che le previsioni mondiali sugli investimenti diretti esteri per il 2021 restano negative ed infatti siamo qui per riaffermare l'impegno del governo e, per quanto mi riguarda, della Farnesina a intensificare e migliorare l'attrattività del nostro paese per gli investitori stranieri. Per farlo partiamo dai nostri punti di forza, valorizzando l'immagine di un capitale capace di innovare e rinnovare. Permettetemi qualche esempio. Abbiamo raggiunto ottimi risultati in tema di sostenibilità ambientale. Secondo la Fondazione Simbola siamo primi in Europa per economia circolare con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, il 79%. Si tratta di un'incidenza più che doppia rispetto alla media dell'Unione Europea. Il nostro settore agricolo è tra i più sostenibili e rispettosi dell'ambiente e questa vocazione ecologica è solo uno dei settori in cui possiamo già far valere un primato italiano, ma possiamo fare ancora di più, ad esempio con una visione olistica di paese che valorizzi la biodiversità in sinergia con il territorio per una proposta turistica che unisca le nostre ricchezze culturali e paesaggistiche alla sostenibilità ambientale. Anche grazie alle misure introdotte a sostegno delle nostre imprese esportatrici con il patto per l'export, le stime sull'export per quest'anno segnano già una crescita del 9,8%. Proseguiremo in questa strategia puntando su comunicazione, digitalizzazione, formazione e informazione. L'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di rendere l'Italia un polo di eccellenza per gli investitori internazionali, potenziando le iniziative di attrazione degli investimenti esteri messi in campo dalla Farnesina assieme al Ministero dello Sviluppo Economico e con il coinvolgimento di molte altre amministrazioni ed enti. Gli indirizzi strategici che elaboreremo oggi troveranno poi implementazione e completamento nel Comitato Interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, l'istituzione deputata al concerto tra i vari ministeri e le istituzioni territoriali, dove formulare proposte migliorative del clima per gli investimenti e sostenere progetti di investimento esteri con le più elevate prospettive di crescita economica e occupazionale. Il modello inclusivo, già sperimentato con il patto per l'export grazie al formato di questa cabina di regia e la considerazione che le grandi riforme di cui abbiamo bisogno necessitano della più ampia partecipazione del governo, ci spingono a ritenere che il CAIE, per il cui prezioso lavoro vorrei esprimere il mio apprezzamento, avrà bisogno di alcune innovazioni per migliorare ancora di più la sua efficacia. A questo scopo, le decisioni sintetizzate nel documento conclusivo di questa sessione straordinaria della cabina di regia rappresenteranno la roadmap per il rafforzamento delle politiche nazionali di attrazione degli investimenti. Per questo faccio appello alla collaborazione di tutti voi, ciascuno per i propri settori e competenze, per finalizzare le nuove misure che rendano più attrattivo il clima per gli affari nel nostro Paese. A questo proposito è evidente come per gli investitori assuma rilevanza decisiva il contesto in cui si innestano le attività, le norme applicabili, il funzionamento della burocrazia, della giustizia e le infrastrutture. In poche parole, l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità del sistema paese. Su queste direttrici dobbiamo impostare il nostro lavoro. Da un lato con riforme strutturali come fisco, giustizia e welfare che devono essere strumentali alla visione strategica, dall'altro con misure specifiche e mirate da varare molto rapidamente come ad esempio il reshoring. Un ruolo fondamentale spetta anche alle regioni, qui rappresentate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Sono interlocutori preziosi nella definizione e nell'attuazione di una strategia condivisa per il sostegno alle nostre imprese nei mercati internazionali e l'attrazione di investimenti esteri. L'efficacia di queste iniziative molto dipende dall'operatività di una rete all'estero capace di intercettare e indirizzare l'offerta disponibile di capitali e investimenti.
possiamo contare sugli uffici ICE, con i desk e le unità per l'attrazione degli investimenti esteri, e sulle sedi diplomatico-consolari, che rappresentano un primo punto di contatto e di informazione per l'investitore. Nel 2020, MAECI e ICE Agenzia hanno avviato un piano di ulteriore potenziamento della rete estera impegnata in attività di attrazione degli investimenti. Il numero degli sportelli dedicati aumenteranno da 19 a 26, distribuiti nei mercati strategici di Germania, Francia, Stati Uniti, Benelux, India, Cina e Israele. Abbiamo poi ampliato gli strumenti di comunicazione e valorizzazione del marchio Italia nel mondo ed è in cantiere una grande campagna di nation branding per rilanciare il sistema paese sui mercati internazionali. Inoltre sarà presto attivo il portale www.investinitaly.gov.it realizzato in collaborazione con il MISE. Saranno a portata di clic in un unico sito tutte le informazioni rilevanti per un investitore straniero, dagli incentivi all'offerta nazionale e territoriale, dalle iniziative di sostegno promosse dal CAIE alle opportunità rese disponibili grazie alla nostra rete estera di assistenza e supporto agli investimenti esteri. Andrebbe poi, nel segno di un'ulteriore semplificazione sulla scorta dell'esempio di Francia e Regno Unito, nel primo caso con la realizzazione dei punti Cobert 2.0, attualmente rivolti al reshoring, nel secondo con la creazione di one-stop shop dedicati alla gestione dei rapporti con gli investitori. La creazione di uno sportello unico che funga da interfaccia per chi vuole effettuare nuovi investimenti, proposta già elaborata nelle recenti formulazioni dell'ultimo comitato di esperti. Una risorsa importante da considerare e valorizzare sono anche le multinazionali straniere già presenti in Italia, che per i meccanismi stessi di funzionamento di queste imprese competono con le altre succursali del gruppo dell'attrazione investimenti. Se volessimo identificare quattro categorie principali di flussi di investimento da attrarre, potremmo suddividerli tra investimenti di gruppi italiani già internazionalizzati e orientati verso l'estero, che siano intenzionati a impiantare nuovi stabilimenti, investimenti di gruppi italiani da rimpatriare, il cosiddetto reshoring, investimenti di gruppi esteri già operanti in Italia e 4 investimenti di gruppi esteri non ancora presenti in Italia. In ogni caso, l'attrazione degli investimenti esteri rappresenta un pilastro del rilancio economico del nostro Paese dopo la crisi del grande lockdown. Perché si riveli realmente vantaggiosa, deve tuttavia essere garantita da procedure di controllo e monitoraggio a tutela degli interessi nazionali, anzitutto quelli di sicurezza e difesa. In questi ambiti, dal 2012, il Governo può infatti esercitare il cosiddetto Golden Power, un potere interdittivo speciale la cui importanza, in Italia come in altri paesi, è cresciuta nell'ultimo anno di pari passo con la maggiore fragilità del tessuto produttivo causata dalle ripercussioni della pandemia. La recente estensione dell'ambito applicativo anche della normativa italiana ad infrastrutture critiche, energia, trasporti, salute, farmaceutica, industria agroalimentare, comunicazione digitale, preceduta dall'entrata in vigore di un apposito regolamento dell'Unione Europea, ha notevolmente esteso l'attività di screening sugli investimenti diretti esteri. Centrale il ruolo del gruppo di coordinamento interistituzionale per l'esercizio dei poteri speciali, istituito presso la Presidenza del Consiglio, di cui il Ministero degli Esteri fa parte. Andando verso la conclusione, quello del Golden Power è un tema molto delicato, dovendosi contemperare la necessità di tutelare l'interesse strategico nazionale e il rischio di disincentivare indiscriminatamente gli investimenti nel nostro Paese. È importante trovare il giusto equilibrio adoperando gli strumenti di screening per verificare le effettive finalità delle operazioni di acquisizione, valutandone i piani industriali e le prospettive di rilancio per le imprese italiane coinvolte. In questa direzione è orientato un grande sforzo collettivo per la ripresa dell'Italia che porteremo avanti con il PNRR. Dobbiamo impegnarci a trasmettere al mondo e ai mercati un messaggio di ottimismo e fiducia, dimostrare di essere in grado di utilizzare con efficienza ed efficacia le risorse messe a disposizione dai fondi europei, attuare finalmente quelle riforme strutturali non più rinviabili per rilanciare e modernizzare il Paese. Quest'anno l'Italia ha un'occasione di straordinaria visibilità internazionale esercitando la presidenza del G20, il gruppo delle 20 principali economie del pianeta. Abbiamo un'opportunità unica di far valere le nostre priorità e le ragioni della cooperazione rispetto ai grandi temi globali della contemporaneità: il superamento della pandemia, il contrasto al cambiamento climatico, la promozione di una ripresa economica sostenibile, inclusiva e resiliente. La scelta di Matera per ospitare la riunione dei ministri degli esteri G20 è sorretta anche dalla volontà di far conoscere al mondo la bellezza, la ricchezza culturale e le eccellenze di città e territori meno noti del nostro Paese. Presiederò poi
la Ministeriale Commercio Internazionale del G20 dedicata al rilancio dei flussi commerciali su scala globale e alla riforma del WTO, dove si discutono molte delle regole del gioco cui le nostre imprese attive sui mercati esteri devono confrontarsi. A margine della riunione ospiteremo la G20 Innovation League, un evento speciale per le imprese innovative, le start-up e il venture capital. Le conclusioni di questa sessione straordinaria della cabina di regia sull'internazionalizzazione, predisposta dalle due copresidenze e arricchite con i vostri suggerimenti e spunti di riflessione, costituiranno una roadmap per il rafforzamento delle politiche nazionali di attrazione degli investimenti. Confido nel massimo impegno di tutti gli attori del sistema Italia per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati. Vi ringrazio, grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon lavoro.